Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa L'Élevage Breton. Intanto vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. E in più vi ricordo anche che in descrizione sono i miei link di affiliazione Giants che potete usare in modo tale da aiutare la mia partner. E se lo fate vi ringrazio in anticipo. Allora, eccoci qua di nuovo sulla Breton, dove l'ultima volta abbiamo venduto un po' di carne e abbiamo visto insomma che si guadagna un bel po', quindi il mattatoio è da sfruttare a dovere. Poi più avanti, quando abbiamo qualche insomma animale da togliere, lo useremo di più. Allora, e siamo rimasti poi che abbiamo caricato questa un po' di uva e un po' di olive. Ma questo poi ci torniamo qua dopo, perché oggi ho intenzione di mettere un paio di produzioncine che ho trovato. Però prima di fare questo, ho fatto qualcosina. Allora, questo era il campo di patate dove ho messo la calceviva, ecco qua, e adesso stavo arando. Però, mi sono accorto insomma che soprattutto in questo lavoro, con l'aratura, questo nostro piccolo Deutz soffre un pochino, nonostante che abbia i cavalli giusti per trainare insomma questo arieggiatore. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di andare a comprarci un nuovo trattorino di qua, che insomma con qualche cavallino in più. Allora, intanto qua ne approfitto per togliere questa cava patate, così la riportiamo in farm, raga. Almeno non abbiamo, la togliamo da qua dal campo del nostro vicino. Anzi, sai, facciamo, per non perdere tanto tempo, questo lo parcheggiamo un attimino qua, poi ce lo porto io. Questo lo parcheggiamo qua, che qua non dà fastidio a nessuno. A posto. Allora, ce lo facciamo portare direttamente qua, raga, dai, portiamocelo qua sul campo. Allora, ero un po' indeciso io, ero un po' indeciso, però alla fine ho ripiegato sul Ford, vado col Ford, raga. Ma avete pure consigliato un Fiat Agri, però raga, sempre sto Fiat Agri ci stava pure bene qua, assolutamente. Però ho preferito il Ford perché insomma usiamo dei trattorini che non abbiamo mai usato, anche se questo, se non sbaglio, l'ho usato in una serie sulla Hills of Slovenia, se non sbaglio. Però questo ci sta benissimo. Oppure ho messo anche un'altra mod di un Massey Ferguson che è uscito proprio ieri, però è un po' più insomma più moderno, un trattore un po' più moderno, che qua ancora. Poi a sti trattori qua più moderni ci arriviamo più avanti. Mo' preferisco usare insomma trattorini un po' più vecchiotti. Però vai, andiamo con il Ford, dai, facciamo il Ford. Questo qua. Allora, questo qua lo trovate sul Modab ufficiale, l'ho scaricato da là e è soltanto per PC. E ce l'andiamo a comprare. Questo mo' ce lo potenziamo un pochino. Le ruote, vediamo un po' come poter. Mettiamocele così, dai, più bello, un po' più ignorante, un po' più grandicello, pare più grande. Poi vediamo un po' le configurazioni. Parafanghi, io penso di metterceli. Poi bacon, sono i lampeggianti, uno ce lo mettiamo. Exhaust, la marmitta, mettiamoci l'originale. Extra work lights original, va bene. Front guard no, air condizionata no. Agganci peso avanti, sì, peso avanti mettiamocelo, raga, no? Facciamo quello più grande che abbiamo, dai, 600. Mettiamoci questo da 600. Aggancio caricatore frontale no. Il motore ce l'andiamo a fare da 105 cavallozzi. Oh, finalmente abbiamo insomma un trattorino di tutto rispetto. 105 cavalli, qua vanno super bene, quindi 48.700 il totale, e sono finiti i soldi. Ok, perfetto, perfetto. Eccolo qua, ragazzi, guardate che bello. Un po' più potente del Deutz, perché il Deutz, fammi vedere quanti cavalli aveva il Deutz.
Vediamo un po' un attimo il Deutz quanti ne aveva? 82, quindi c'era una ventina di cavalli, 23 cavalli in più, raga, non so pochi, dai. Ok, questo così abbiamo un nuovo trattore che mi serviva. Uno, insomma, da almeno 100 cavalli, avevo detto. Quindi eccolo qua, ragazzi, il nostro, la nostra nuova new entry. E adesso sicuramente non avrò tantissimi problemi a trainare l'erpiciotto qua, l'arieggiatorino. Anche se pure questo non è che pensavo andasse meglio, però va bene, dai. Eccolo qua, guardate che bello. Perfetto, no? Ok. Allora, per quanto riguarda le produzioni, se vi ricordate l'ultimo gameplay, se ve lo siete perso, ragazzi, c'è il link in descrizione. Avevo detto che invece di vendere l'uva alle olive direttamente, avevo detto che avrei cercato qualche produzione piccolina soprattutto. E ragazzi, non ho trovato niente. Non ho trovato niente perché già ce l'avevo installate ed sono le uniche piccoline che si possono usare, insomma, in questa mappa, perché ce ne stanno di, insomma, produzioni per lavorare le olive e l'uva, però sono tutte grandi e qua, raga, produzioni grandi non ci stanno bene, anche perché qua gli spazi sono ridotti, quindi cercavo una cosina piccolina da mettere e alla fine ce l'avevo già installata, raga. Cioè, lo sapevo che ce l'avevo, però andavo alla ricerca di qualcosa di diverso, però le uniche piccoline sono quelle che già avevo installate, che adesso andremo a mettere. Allora, intanto qua mettiamoci l'operaio, eccolo qua. Diamo un altro piccolo sguardo al nostro nuovo trattore Ford 7610. Poi qua naturalmente dobbiamo venire a raccogliere le pietre, così ci facciamo un'altra po' di calce, ecco qua, perfetto. E poi questo poi lo andremo a seminare, insomma, a primavera, poi vediamo più avanti cosa metterci. Allora, torniamo qua. Qua, andando questo, casomai spostiamolo un po' più avanti. Allora, tanto mi serve qualcosina di soldi, perché mo sto proprio. Va bene così, tanto non costano tantissimo. Andiamo a vedere quali sono, raga. Allora, andiamo su produzioni, queste qua le trovate sul modo hub ufficiale, sono anche per console queste qua. Si chiama Farm Production Pack ed è una serie di edifici dove possiamo fare più di una produzione, insomma. Queste le abbiamo già viste anche, raga, quindi le conoscete. Ne sono recenti, insomma, non sono mod recenti. Però l'uniche che piccoline che potevo mettere in questa serie che mi serviva, soprattutto piccoline perché qua, raga, poi qua vi ricordo che qua in mezzo poi ci andrà a nascere, quindi un piccolo vigneto, qua ci andrò a fare un piccolo vigneto, quindi mi serviva qualcosa da mettere agli angoli, insomma, vediamo dove metterli, perché dobbiamo un attimo pure vedere. E sono queste qua, queste casettine qua, raga. Farm Production Pack si chiama la mod. La trovate sul modo hub ufficiale anche per console. E noi adesso dobbiamo andare a trovare quella che ci fa l'uva. Eccola qua. Allora, abbiamo diversi stili. Abbiamo, insomma, lo stile con le pietre. Questo un po' più normale, diciamo. Questa sul legno. Quindi io penso più questo sulla pietra. Secondo me è meglio. Costa 10.000 euro. Cosa fa questo, raga? Noi abbiamo l'uva. Ci buttiamo l'uva e ci fa il succo d'uva e l'uvetta, possiamo fare. Però meglio di niente, raga, mo. Diciamo così. Allora, io questa potrei mettere o così, però qua poi c'è l'entrata. Quindi qua l'unica è qua. La mettiamo qua, anche se qua secondo me mi fa un macello il terreno. Vedete qua come. Qua me lo rialza tantissimo, secondo me. Quindi, perché io qua, attenzione mia, sarebbe piaciuto più qua, però qua poi sto proprio appiccicato, non va bene. In mezzo qua non va bene. E l'unico posto è questo, dai, per forza. Vediamo che succede, raga. Vedete, qua mi scava.
Siamo qua. Allora. Proviamo. Mettiamolo dritto, vediamo un po' come stiamo messi. E vabbè, dai, pensavo peggio. E una è questa, raga. E poi mi andremo a mettere un'altra casettina che andremo a lavorare le olive. Eccola qua, ed è questa. Mo, non so se metterla diversa. Vogliamo mettere diversa, sono tutte e due uguali. Prendiamo questa qua, quest'altro stile, questa casettina di legno. E invece questa la mettiamo qua sotto, raga. Questa la schiaffiamo qua proprio. Proprio qua, raga. Proprio qua dietro. Forse no, là dietro no. Qua. Mettiamola qua. A posto. Andiamo a vedere un attimo. Ecco qua. Quindi, mo, a sto punto, vediamo un po' qua. Possiamo lavorare, quindi. Possiamo fare olio di girasole, di colza o di oliva. A noi, nel nostro caso, ci serve di fare l'olio d'oliva. Quindi l'attiviamo subito subito. E questa facciamo olio d'oliva. Lo generiamo, poi lo andiamo a vendere. Ok. E a sto punto qua, raga, sai che mi conviene fare pure un'altra cosina. Mette questo qua, questa serra a olive naturalmente, e quest'altra a uva. Io qua poi avevo fatto un po' insomma mista. Però conviene fare in questo modo. Mentre a quest'altra, mo qua vediamo poi quando andrò a fare il vigneto qua in mezzo, vediamo qua se aggiusta un po' meglio qua, raga, che un po' qua mi ha alzato. Vediamo se possiamo un attimo dare una spianatina. Allora, andiamo una smussatina, vediamo se riusciamo un attimo a smussare, giusto per levare quel sto rialzo qua. Vabbè, dai, facciamo finta che va bene. Facciamo finta però, raga, perché qua mo se abbasso troppo. Vabbè, dai. Qua sta un po'. Vedete? Vabbè, dai. Ci possiamo fare. Possiamo vediamo un po' se riusciamo a rialzarla un po', ma. Così. Va bene, dai. Va bene pure così, dai. Mentre qua possiamo fare il sugo, l'insalata mista, l'uvetta e il succo d'uva. Però in questo caso andiamo a fare l'uvetta e il succo d'uva. Poi vediamo qual è che costa di più, raga. Poi decidiamo un attimo. Anzi, andiamola a vedere subito, così vediamo. Allora, il succo d'uva e l'uvetta. Vediamo quanto ci viene a costare. Qual è quella che costa di più? Mi sa l'uvetta, mi sa, se non sbaglio. Questa 4,6 sta. Il succo d'uva 4 più o meno. Diciamo che stiamo là. 5.200. Facciamo il succo d'uva, dai. Andiamo a fare, facciamo l'uvetta, lasciamola perdere. Generare. E andiamo ad attivarla, ok? A posto, mo conviene fa. Andiamo a levare questa. Allora, queste che so? Queste sono le olive. Prendiamo le olive. Intanto andiamola a portare qua. Quando si scarica qua dietro? Vediamo se le prende. Ah, le prende. Ok, andiamo a prendere le olive. Ok. Così, raga, invece di venderle, secondo me ho avuto un'ottima idea. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Poi, vi ripeto, non ho trovato qualcosa di diverso. Cioè, ci stavano produzioni pro grandi. A me serviva una cosina piccolina così, come questa qua. E secondo me, insomma, è una bella cosa abbiamo fatto, eh. Qua facciamo, produciamo e vedete, dalla serra alla produzione. E facciamo insomma l'olio e il succo d'uva. E il succo d'uva. Ok,
qua poi mi attrezzo un po' meglio, raga, perché a me de fa così a mano non è proprio, non mi piace. Devo trovare un, vediamo qualcosina, o un mulettino. Vedi, dove vedete? Devo cercare un attimo, vedere se ci sta qualcosa di carino. Oppure qualcosa, che ne so, trattorino piccolo con le forche. Vediamo un po' un attimo, eh. Ok. Allora, intanto qua voglio mettere. Facciamo sta cosa, però, eh. Allora, qua facciamo. Ah, però qua non me le fa mettere, capito? Volevo fare una olive e una. A uva, però vedete qua non me le fa selezionare. E vabbè, dai, è uguale, va bene così. Mettiamo questa, mettiamo di qua. A posto. Queste mo volendo le possiamo anche, per non fare sto lavoro, no, di là dobbiamo andare. Possiamo pure mettere in distribuzione le serre e evitiamo di fare sto lavoro, eh. Mo vediamo, dai, mo all'inizio casomai ce le mettiamo noi, dai. Tanto qua non è che abbiamo tantissime cose da fare, questo ce abbiamo tempo, quindi qua lo possiamo anche fare noi. Ok, questo. E poi ci abbiamo da scaricare questo dal camioncino. Ok, andiamo a scaricare questo. Anzi, facciamo così. Andiamo qua, le dovrebbe prendere direttamente. Ok, perfetto. Perfetto. E andiamo a scaricare pure quest'altre. A posto. Per il momento a posto così, raga. Quante ce ne abbiamo messe? Abbiamo messo, diciamo, 8.000 litri di olive. E più o meno, mi sa, anche queste e 8.000 di uva. Ok. E qua poi il succo d'uva e l'olio. Che pure l'olio, raga, costa un bel po'. Facciamo altri soldi. Vediamo un po' dove sta l'olio. Dovrebbe stare sopra. Olio d'oliva. Sta sui 6.000 euro ogni 1.000 litri. Ok, raga, secondo me ottima cosa. Poi qua, quando sarà ora di fare il vigneto, qua uscirà una bella zona, raga. Poi qua farò un bel vigneto qua. Casomai qua lasciamo una bella strada, un bello stradone qua al centro. E poi qua ci andremo a far nascere, insomma, un bel vignetino che poi andremo a raccogliere a mano, naturalmente. E lo andiamo subito. Andiamo a buttare poi l'uva che raccogliamo tutta qua alla produzione. Quindi faremo, insomma. Ok? Bel lavorettino abbiamo fatto, no? Mi piace tantissimo, spero anche a voi. E niente, ragazzi. Vediamo un po' un attimo l'operaio. A che punto sta? Questo ha finito, guardate qua che bravissimo, complimenti, ottimo, abbiamo fatto anche qua un super acquisto, guardate pure da dentro che bello, il Ford, eccolo qua, a posto, e pure questo, ok, questo lo possiamo riportare in farm e concludiamo qua il video. Io, raga, poi qua ci va, mi vado a raccogliere le come si chiama? I sassi e niente, poi li porterò alla produzione di calce e ci andrò a fare un po' di calce viva. Quindi mo stiamo a ottobre, niente, raga, mo facciamo passare poi un po', vediamo se non abbiamo nient'altro da fare. Facciamo passare un po' avanti il tempo, così arriviamo verso la primavera. Seminiamo quegli altri campi che sono da seminare. E insomma, raga. Ok. Perfetto. Mo qua devo dare una sistematina qua in farm perché sta diventando un po' strettina mo, eh. E
È un po' disordinata, devo un attimo prendere tutti gli attrezzi della finagione. Tanto questo lasciamolo qua. Devo prendere tutti gli attrezzi della finagione e spostarli qua, che c'è un altro capanno qua sopra, raga. Me li butto tutti qua, vedete? Qua ci metto tutti gli attrezzi della finagione. Così là lascio più spazio, insomma, per gli altri attrezzi. Ok ragazzi, concludiamo qua il video, spero vi sia piaciuto e intanto pure vi auguro un buon fine settimana. Iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!